Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre sorelle carissime, stiamo celebrando la solenne messa del giorno di Natale che culmina in questo splendido Vangelo che abbiamo ascoltato, il prologo del Vangelo di San Giovanni, che è tutto quanto costruito intorno a questo grande contrasto. La luce venuta nel mondo attraverso il nostro Signore Gesù Cristo e le tenebre, tutto il Vangelo di San Giovanni costruito proprio su questo contrasto. Gesù che viene nel mondo, che però è dominato dalle tenebre. Le tenebre hanno un padrone, un principe di questo mondo, come lo chiama San Giovanni nel Vangelo, che è il diavolo. E purtroppo questa lotta tra la luce e le tenebre sembra veder prevalere, apparentemente, perché poi non sarà così, però un prevalere delle tenebre sulla luce. Abbiamo sentito dire queste testuali parole: la luce splende nelle tenebre, ma le tenebre non l'hanno accolto. Egli era nel mondo e il mondo fu fatto per mezzo di lui, eppure il mondo non lo riconobbe. Con le omelie precedenti, in particolare della messa precedente, si leggeva nel Vangelo che tra tutta la gente che c'era a Betlemme, alcuni Gesù non se lo sono proprio, come dire, diciamo, rifilato, altri lo hanno combattuto come Erode. Solo qualche povero ignorante, persona molto semplice, che sono i pastori, hanno ascoltato l'annunzio degli angeli e sono andati ad adorare il Signore. Questo episodio deve fare riflettere molto tutti noi, cioè su come ci poniamo dinanzi al mistero del Natale. Ora, io durante queste omelie di questo giorno di Natale, come già dicevo questa notte, ho scelto come soggetti che ci aiutano di meditazione dei brani tratti dagli scritti della serva di Dio Luisa Piccarreta, di cui è in corso il processo di beatificazione e che ha scritto delle pagine stupende, ecco, sull'importanza per noi del fare sempre e tutto la volontà di Dio, come questa sia l'unica forma di santificazione e l'unico modo con cui si può trovare la felicità anche su questa terra. Se uno legge questi scritti capisce questa cosa: io sono felice anche in questo mondo tanto quanto faccio quello che Dio vuole, io sono infelice in questo mondo tanto quanto non faccio quello che Dio vuole. Chiaramente, in relazione al mistero del Natale, io sono felice tanto quanto ho preparato un posto al bambino Gesù. Vedete come il prologo del Vangelo di San Giovanni ci ricorda, ci rimanda a San Giovanni Battista, che durante l'avvento ci ha accompagnato dicendo: preparate la via del Signore, preparate il bene a Natale, preparate la via del Signore, no? Perché potessimo vivere questo giorno santamente. Ora, anche in questa messa c'è uno scritto molto bello di quest'anima santa che io leggerò e brevemente commenterò. È costruito proprio intorno a questa riflessione: come fa a nascere Gesù nelle nostre anime? Perché che Gesù è nato 2000 anni fa a Betlemme è un dato di fatto. Sapete che risulta anche dalle cronache dei Romani. Se dopo c'ho tempo, vediamo quanto dura l'omelia, vi leggerò proprio un resoconto di un funzionario romano su chi era Gesù Cristo. Quindi, cioè, che Gesù Cristo sia esistito è assolutamente indubbio che sia nato e che sia esistito. Bisogna vedere chi è per te Gesù Cristo e se tu lo fai nascere nel tuo cuore. Questo è un altro problema, un altro discorso. Passo alla lettura. Continuavo a pensare alla discesa del Verbo Divino nel mondo e dicevo tra me: come può mai nascere Gesù nelle anime nostre? E il caro bambino ha soggiunto: figlia mia, è la cosa più facile di farmi nascere, molto più che noi non sappiamo fare cose difficili. La nostra potenza facilita tutto, purché la creatura viva nella nostra volontà, tutto è fatto. Ah, far nascere Gesù nel tuo cuore, devi fare una scelta di fondo. Cosa voglio fare della mia vita? Voglio fare quello che decido io, quello che voglio io, quello che scelgo io, o voglio fare quello che vuole Dio? È un problema di una piccola D, capite? Perché tra io e Dio c'è solo una D di differenza da un punto di vista grammaticale, però si determinano due vite completamente opposte. Prosegue Gesù: non appena l'anima comincia a desiderare il mio volere, quindi basta che uno lo desidera, che si sia stufato nella propria vita
di fare quello che gli pare, consapevole del fatto che se facciamo quello che ci pare, possiamo, in base alla nostra esperienza, vedere quello che raccogliamo. Come sta la tua vita in questo Natale? Come stai tu? Stai contento? Stai felice? Stai sereno? O stai alto? Non appena l'anima comincia a desiderare il mio volere, forma in sé l'abitazione al piccolo Gesù. Basta soltanto che io già resto concepito. Poi, quanto più si inoltra nel desiderio, quindi quanto più dice sì, lo voglio proprio, così io mi vado ingrandendo nell'anima. E quando questo desiderio riempie tutto l'interno e giunge a farne lo sbocco fuori, allora io rinasco in tutto l'uomo, cioè nella mente, nella bocca, nelle opere e nei passi. Quindi vuoi sapere se Gesù è nato dentro di te? Se vuoi fare la bocca, che cosa pensi tu? Che pensieri hai? Hai pensieri buoni? Cioè pensieri, non so, di prego, pensi al Signore, pensi bene del prossimo, non sempre pensa male. Lodi, benedici il Signore, stai sempre a lamentarti della vita, vedi sempre tutto nero, vedi sempre tutto bianco. Questi sono i pensieri. Sei puro nei pensieri o sei impuro nei pensieri? La bocca, cosa facciamo delle parole? Usi la bocca in bene per dire cose belle, buone, edificanti, o ti scappano le bestemmie, le volgarità, gli insulti, le pettegolezze, le maldicenze, le calunnie, le critiche. Le opere, quali sono le opere della nostra esistenza? Che cosa abbiamo fatto della nostra vita? Ogni tanto è bene fare il bilancio, adesso tra poco arriva il 31, poi lo vedremo nella messa del 31, no? Io per esempio ho una tradizione antica che il 31 passo una parte della giornata a ripensare a quello che ho fatto durante quest'anno, quello che è successo durante quest'anno, Un anno si porta dietro tante cose. Come mi trovo oggi rispetto a un anno fa? Meglio, peggio, uguale, eccetera, no? Proseguo la lettura. Vedi dunque, figlia mia, com'è facile. Quando noi troviamo la nostra volontà nella creatura, cioè che la creatura vuole fare quello che Dio vuole, apre il cuore, non lo chiude, possiamo fare tutto. Invece, quando non c'è il nostro volere, noi restiamo inceppati. Parla al plurale perché parla della Santissima Trinità, Gesù, Padre, Figlio e Spirito Santo. Dove manca l'amore, la santità, la potenza, la purezza e tutto ciò che occorre per rinascere e formare la nostra vita in loro, che succede? Non nasciamo noi, ma nasce il demonio. Il Catechismo della Chiesa ribadito da Gesù. E cosa succede? Capite? Il Natale pone proprio dinanzi ad una scelta necessaria, capite? Nessuno può rimanere indifferente dinanzi a questo fatto. Capite? Qualcuno dice le solite frasi retoriche, no? L'avvento di Gesù Cristo ha spaccato in due la storia. Si contano gli anni da, cioè il problema Gesù Cristo è un problema, d'accordo? Cioè, se tu semplicemente dici non lo voglio affrontare il problema, già hai fatto una scelta, perché la tua risposta è non mi interessa, l'indifferenza, ma l'indifferenza è una scelta. Oppure chi è Gesù Cristo per te? È un uomo come tutti, è un sant'uomo? O credi che questo è il figlio di Dio fatto uomo? Ma se ci credi, non è un problema mentale, cioè credere in una cosa talmente grande, è chiaro che comporta una vita completamente differente. Proseguo, non appena l'anima comincia a desiderare e a volere il male, voi pensate, resta concepito il demonio dentro di noi, con le sue opere perverse, e se questo desiderio viene nutrito, state attenti, il demonio si ingrandisce e riempie tutto l'interno dell'uomo di passioni le più brutte e schifose, e giunge a farne lo sbocco fuori, quando tutto l'uomo, dando tutto l'uomo la rotta a tutti i vizi. Pensate che questi scritti sono stati fatti a cavallo tra la fine dell'Ottocento e i primi 40 anni del 1900. E dire adesso cosa dice Gesù, Dice, figlia mia, vedi quante nascite fa il demonio in questi tristissimi tempi, e vedi come tutto sta nelle mani delle creature, perché noi ci mettiamo a sua disposizione, volendo formare in lei la nostra vita e le nostre opere più belle, ma tutto dipende dalla risposta della creatura. Allora, capite? Anche la scelta di Gesù di nascere come bambino. Cos'è un bambino? Il bambino è l'essere in assoluto più indifeso che esista, no? Completamente affidato all'accoglienza.
Un bambino può essere purtroppo ucciso nel grembo materno senza che neanche te ne accorgi e senza che neanche devi chiedergli scusa, perché non può difendersi. Un bambino neonato, che è mamma, lo sa, cioè, è completamente dipendente dalle cure della mamma, perché se la mamma non gli dà da mangiare, non può vestire, non lo nutre, il bambino muore subito. Quindi è proprio l'immagine del consegnarsi in maniera difesa, ma in maniera totalmente data. Lo vuoi o non lo vuoi? Purtroppo, se Gesù, io mi sono chiesto leggendo queste parole, se Gesù parlasse oggi, capite quello che ci sta dicendo il nostro Signore, è tutto il tema del Vangelo di San Giovanni contenuto nel prologo. Cioè sono due le cose che possono succedere nella nostra vita, eh? Due: o concepiamo e facciamo nascere Gesù nella nostra vita, o concepiamo e facciamo nascere il diavolo nella nostra vita. Questo la gente non ci crede, non lo pensa essere il diavolo, che diciamo, d'accordo? Tutti quanti pensano che il diavolo esiste, avete visto i film del dolore, l'esorcista di William Friedkin, quando fanno vedere gli indemoniati che camminano al contrario con gli occhi di fuori, pensano che sia quello il diavolo. Cioè, queste cose esistono, ma sono, grazie a Dio, abbastanza rare. Non nasce così il diavolo. Quando vedi una persona arrabbiata nera che bestemmia come un turco, quello è il diavolo quello lì, cioè gli sta prestando la bocca e il cuore al diavolo, non pensiamo che sia una cosa così lontana e così. Cioè tutto il Vangelo di San Giovanni è costruito intorno, ci sono i figli del regno e i figli del maligno. Chi accoglie Gesù nel cuore e sceglie di fare quello che lui vuole passa dalla sua parte. Chi non accoglie Gesù, anche se non dice viva il diavolo, perdonatemi l'espressione, è automaticamente schierato dalla parte di chi non combatte, capite? Purtroppo avete visto o da una parte o dall'altra, o bianco o nero. Io dico scherzando, passatemi la battuta, no? Voi sapete che in politica c'è sta la sinistra, la destra e il centro. Con Gesù non è così, o state qua, o state là, il centro non c'è. Non c'è una posizione neutrale, una zona franca, dici un po' di qua, un po' di là. Non c'è. Tutti i Vangeli sono assolutamente concordi su questo. Quindi capite, la provocazione di Gesù necessariamente c'è per te. E ripeto, anche non prendere posizione, quindi dice, ma sì, io più o meno sono cattolico, tanto in chiesa ci vado, per carità, non c'è nessun problema, non c'è un mondo di carità, è già prendere una posizione, lo è. Quindi non affrontare seriamente questo problema. Ricordo una volta incontrai un uomo, e concludo, una sessantina di anni, adesso smetto di lavorare perché devo occuparmi del problema della mia anima, ormai sono quasi arrivato, è ora che comincio a pensare seriamente a tante questioni, è una vita che me le porto dietro, perché è una bella cosa, ma io ci credo veramente che Gesù Cristo esiste o non esiste, ci credo veramente che è il figlio di Dio oppure no, ci credo veramente che lo incontro nella chiesa oppure no, fece quel, e cominciò veramente a fare il possibile, a leggere, a ascoltare prediche, catechesi, a documentarsi, perché doveva risolvere questo problema. Non lo so se l'ha risolto il bene o il male, perché poi l'ho perso di vista, però questo sarebbe già tantissimo. Cioè se noi uscissimo da questo Natale pensando alla scena della Natività dicessimo, e oggi in chiesa ci viene annunciato che Dio si è fatto uomo e che è completamente dato per noi, che dall'accoglienza di quel bambino dipende la mia vita terrena e ultraterrena. Io che penso? Basterebbe far portarsi a casa questa domanda. Adesso tra poco, lo dico prima così non facciamo un'altra predica, oggi, durante la recita del credo, la liturgia della Chiesa alle parole che per opera dello Spirito Santo si è incarnato e si è fatto uomo, chiede di compiere il gesto della genuflessione, non semplicemente chinare la testa, ma proprio chinare il ginocchio a terra per esprimere l'adorazione, per ripetere il gesto dei pastori, no? Facendo questo gesto noi diciamo, io credo che quel bambino è Dio, perché noi non pieghiamo le ginocchia agli esseri umani, le ginocchia si piegano a Dio. Si sta in ginocchio quando si passa davanti al tabernacolo perché vediamo che c'è Gesù, si sta in ginocchio durante la consacrazione quando il sacerdote consacra perché crediamo che sull'altare c'è Gesù, e chi non sta in ginocchio non lo so se ci crede tanto che è Gesù, perché è un dovere davanti a Dio chinare le ginocchia. Allora noi dobbiamo interrogarci, io ci credo o non ci credo? Questa è la domanda che dobbiamo portarci dietro da questo giorno e comprendere che, ripeto, non c'è una via mediana, o con lui o contro di lui. Come capiamo dove stiamo? Gesù dice nel Vangelo, dai frutti si conoscerà. Guarda cosa c'è nel tuo cuore,
guarda cosa c'è nelle tue relazioni, guarda cosa c'è nella tua vita e capirai subito se i frutti che produce il tuo cuore sono i frutti dello Spirito Santo: amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, fedeltà, mansuetudine, mitezza, dominio di sé, o è altro. E se è altro, vuol dire che Gesù nella tua vita ancora non c'è entrato. C'è sempre tempo per farlo entrare, non è mai troppo tardi. L'importante è che la nostra volontà si decida, come Gesù ha detto, a stare dalla sua parte. Fatto questo, al resto ci pensa Lui. Ma se questo non lo facciamo, Gesù non sfonda le nostre porte e la nostra vita continua ad andare avanti, così come va. Così come è andata fino ad oggi, bene o male, poi ciascuno lo sa, nell'intimo del nostro cuore. Chiediamo a Maria Santissima che ci aiuti, ci doni la grazia di dar vero di poter fare un santo Natale, chiedendoci davvero chi è quel bambino che ella ha fatto nascere e che ha offerto a tutti noi. Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siamo lodati.